Buonasera, ben ritrovati in un mio nuovo video. Questo è un video di, diciamo, difesa, di agglomeramento, di aggiunta difesa di cibo, perché mi serviva una cosa che non era di cibo e di beauty, però nel frattempo ho preso altre cose. E qual è il supermercato? Sono andata alla Lidl. Alla Lidl allora io non ci vado quasi mai, ci vado solo quando mi manca o mi finisce un certo prodotto o due prodotti. Allora, intanto vi comincio a far vedere le cose da mettere in frigo, vabbè che poi li metterò dopo, io mi sono portata dietro la borsa termica così non si sono rovinate. E ho preso, io cercavo lo stracchino, quello, la linea senza lattosio, ma sarà che l'hanno spostato da dove erano messi prima e non li ho trovati. Io ho preso questi qua normali, questi della Meridio, sono due confezioni. Qui c'è lo scontrino, ho speso 17,58 euro, c'era pure mia mamma che ha preso altre due cosine. Allora, vediamo se trovo lo stracchino, 1,18 euro questa confezione. Poi ho preso le mozzarelle, ho voluto prendere queste light, due pacchetti. E niente, le mozzarelle mi sono costate 1,38 a pacco. Poi ho preso il burger di salmone che ho dato ai miei perché lo mangio di là a pranzo, poi magari uno di questi giorni, che mi è costato 2,99, sono due hamburger. E poi ho preso un pacchetto di queste veline perché ce le ho iniziate e me le tengo di scorta, e queste mi sono costate veline 99 centesimi. Allora, io c'ero andata appositamente per questo prodotto, l'olio anticellulite Birch della Sienna Tour. Allora, non è un olio che può togliere la cellulite assolutamente, però comunque rende liscia e elastica la pelle, almeno a me mi sembra così. Beh, piccoli benefici ne vedo, di altro non so dirvi. Comunque ne ho sentito parlare bene dalle altre ragazze su YouTube, dicono sì, si sì, costa poco, però per quello che costa, diciamo, non è male come prodotto. Io infatti ne ho solo un filino per domani e così ci sono andata e l'ho preso. Allora, questo costa e dov'è? Sì, 3,99. E sono quanti litri? Quanti litri? Vabbè, sì. Boh, 100 ml. Poi ho preso un altro prodotto buonissimo di Lidl che ho voluto prendere pure mia mamma, è questo sgrassatore Marsiglia, anche perché è grande, tanto è un litro di prodotto. A Marsiglia si può usare in vari posti, sul lavello, sui tavoli, qui c'è raffigurata pure una camicia, sui motocicli, veramente è ottimo. Poi mi piace la Marsiglia, veramente. E un'altra confezione ha preso mia mamma. E poi ha preso lei una confezione di caffè Hug, quello là decaffeinato, quello marrone. Allora, lo spray sgrassatore è costato 2,78 a bottiglia. E poi mia mamma ha preso pure questo caffè Hug che era 2,89, e poi ha preso uno spillatino di pane con sesamo 39 centesimi. E poi ho preso queste salviette per pulire gli occhiali che sono comodissime e sono molto buone. Vediamo se trovo qual è. Sì, pulitori occhiali 99 centesimi. L'hamburger, ve l'ho detto già, è 2,99. Questa è stata la mia spesa da Lidl. Ma prima sono andata da Acquestafone perché mi dovevo rifornire di ammorbidenti. Ora vi mostro quello che ho preso da Acquestafone. Un attimo. Magari potevo conservare queste cose un attimo, o se no le lascio qui, tanto possono stare. Allora, da questa pane ho preso. Mia mamma ci serviva, che poi serve pure a me, un detersivo per lavatrice. Ora in offerta c'era questo nel pacco da 3, vi ho preso quello per colorati.
Vediamo se trovo lo scontrino da a questo pone appeso sulle montazioni. Comunque sulle, mi pare che questo costava 4,99, no 4,95, mi ricordo sto 95. C'era pure in offerta il Dash, quello là sempre da 3, quello arancione, ma io una volta l'ho provato e non mi sono trovata molto bene, perciò ho preferito prendere, che poi se lo prenderà anche mia mamma perché lo voleva anche per lei, anche questo qua. Poi ho preso una confezione di tovaglioli di carta, questi marchi a questo pone, 1,19 euro, non me lo ricordo bene, perché era qua lo scontrino, lo sto trovando. Poi ho preso, anzi lo scontrino l'ho trovato, sì. Allora, gli ho preso 4,95 come ricordavo. E poi ho preso questi tovaglioli che mi sono costati, se li trovo, 95 centesimi. Poi ho preso, perché non ne ho di scorta e mi sto quasi finendo, il dentifricio in offerta, c'era questo della Colgate. E questo qua è costato, se lo trovo, boh, e sì, 1,95, che no, 1,95. Poi ho preso delle piastrine per mettere, per allontanare le zanzare nella cosina appresa. C'era solo questo marchio, il vape forse era finito, e ho preso questo qua, Aspira, che comunque sono le cartine che si possono mettere, perché io già la Aspira ce l'ho. E allora queste sono costate 99 centesimi, speriamo che sono efficaci, perché io con il vape mi trovo benissimo. Il Ride così così. Poi ho preso le ricariche per i profumatori, niente. Io ho preso questo qua per quello che metto nel bagno della Rimic, che lo vendono solo da questa pone, no, nei cinesi non ci sono, in altri posti non li ho trovati. Ho preso questo Arvic alla vaniglia e tè bianco, che mi è costato 3,20 euro, non è che è costato poco. E poi ho preso questo per il profumatore ad aria che metto qua in cucina, che c'è per una pasta e spuzza. E questo sempre alla lavanda, e mi è costato, mamma mia, Glade 3,20 euro. Invece l'altro, la Irvic, 3,50 euro, scusatemi. Poi ho preso una bottiglia di Gillette schiuma da barba a mio marito, perché mi pare l'ho toccata e mi pare che sul finire ce l'ho presa, dato che ero lì. E perciò questa è costata, non lo so, Gillette 1,90 euro. Poi mia mamma si è presa una crema per il corpo, per la pelle molto secca, perché ha la pelle secca. Io oggi gliel'ho vista e gli ho detto: mamma, ma tu quando ti fai la doccia non ti metti una crema? No, 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 assolutamente te la devi comprare. Ora se le portate però. Io ho preso queste qua della Natural Honey al miele, poi altre fragranze, che costate 2,80 euro. Poi qui c'è la sagra degli ammorbidenti. Allora, già vi ho mostrato una cosa. Prima di tutto vi faccio vedere questi due che erano in offerta, il Fabuloso, che sono buonissimi. Li ho presi in offerta 1,49. Ho preso la profumazione alla vaniglia orchidea, che è fenomenale. Tipo come... ha una durata come quasi il Lenor. E poi ho preso questo, il mio preferito, al cocco. Sempre 1,49. Poi c'è la novità, che ho visto pure le pubblicità su Instagram, veramente molto, tutti che se lo comprano, l'ammorbidente nuovo della Coccolino con la collaborazione di Moschino. Questo qua, che quando finisce l'ammorbidente almeno ti resta l'orsetto. Ma questo è costato, non era in sconto, ma io l'ho voluto prendere perché è troppo carino, perché comunque io l'ammorbidente lo uso. E comunque almeno questo mi resta, non lo getterò. E allora questo è costato sulle 4 euro, infatti aspettate se lo trovo, 4,49 euro, non è costato poco. E niente, questa qua è stata la mia spesa da quel sapone. Poi mia mamma si è presa un Fabuloso che era in offerta,
e che era 1,49. No, l'Ajax ha preso in offerta che era 99 centesimi per lavare i pavimenti. Niente, poi io sono andata nel negozio che mi devo comprare una crema per il viso, però siccome quella là che ho comprato da Yves Rocher, mia mamma l'ha voluta, che gli era finita la sua crema, perciò ho detto te la do, tanto io ne avevo un'altra, cioè che ancora sto usando, ma quasi mi sta finendo, perciò per ora ordini Yves Rocher non ne faccio perché la ragazza è in pausa, o se ne parla a settembre. Anzi, tantissimi auguri a Chiara, perché oggi è il suo compleanno. E forse lei guarda i miei video, spero che lo guardi questo. E ho preso questa qua, che è la nuova linea di Garnier, crema bio, antirughe, ma soprattutto mi è piaciuta perché ha la lavanda, io adoro la lavanda, ho visto qualche recensione su YouTube, dicono che è molto buona, veramente. C'era questa antirughe, non so se c'erano altri tipi, ma per me va bene, anche se preferivo quella là più idratante. Spero che sia idratante perché mi pare che hanno detto che è molto idratante. Ma quando la comincerò vi saprò dire, per ora finisco quella che ho di Nivea, che quasi quasi sta finendo. E poi mi pare che niente, ho preso le capsule di caffè, dei caffeinati e un cartone di caffè per mio marito, che era in offerta a 9,90 euro del Sichan, non mi ricordo come, un nuovo marchio di caffè. E l'ho preso perché quello suo tra poco finisce, siccome era in offerta l'ho preso. Niente, con questo è tutto, vi ho mostrato tutto quello che ho comprato. Ah! Vi volevo far vedere che non so se nei vostri punti vendita di acquestapone ci sono anche questi giornalini, ancora non l'ho guardato. C'è il giornalino di acquestapone che parla di tutte le varie cose, però non lo so. Questa è la copertina, se qualcuno può darsi che lo possa trovare in qualche punto vendita. Niente, vi saluto perché ho il pomodoro a salsa sopra che devo fare il fasolino a mio marito, il fagiolino mascalese, qui si chiama in Sicilia. Va bene, vi saluto, vi ringrazio di aver visto il video, anzi vi ringrazio per i nuovi iscritti perché ogni giorno vedo che ci sono le nuove iscritte, anche se una alla volta, due, tre, però sono contenta, mi fa piacere veramente. Questi capelli domani li dovrò lavare perché fanno pe una pena proprio. Speriamo che mi vengano meglio, a me devo aspettare ormai a settembre, ci rivado e mi faccio sistemare il taglio come volevo io, più lunghi davanti e più corti dietro. Mi dispiace ogni volta vi devo dire sempre a questi capelli, ma io sono sincera, non mi posso guardare allo specchio, proprio non mi piacciono. Comunque, va bene, chiusa parentesi, vi saluto e vi auguro una buona serata. Al prossimo video, ciao!